arbitra il signor... Assente Menichini, ma solo in sala stampa. Giovedì pomeriggio è toccato a Migliore e a Bendi raccontarci come il Crotone si è preparato per affrontare il Padova dell'ex Cutolo. Benetti, secondi in classifica, a sole tre lunghezze dal Torino, che potrebbe sfruttare il turno interno, vorranno dare il massimo qui a Crotone per non subire altri punti di stacco. Sarà una partita vincente e i crotonesi vorranno dar continuità ai risultati fin qui ottenuti, ce lo dice anche Francesco Migliore. No, noi ci stiamo preparando bene. Certo, arriva il Padova e quando si parla di Padova c'è l'ex di turno, Cutolo. Ci farà piacere di rivederlo, speriamo che non sarà in gran forma, però noi ci stiamo preparando, soprattutto che siamo in un periodo abbastanza positivo, dunque dare continuità al nostro campionato sarebbe una bella cosa. Aggiungo che c'è anche l'ex Legati, che tu non hai conosciuto perché... Quando Legati era a Crotone tu non eri qui con noi, però ritornando al discorso di poco fa, sì, arriva il Padova che è la vice capolista, però non ne facciamo un dramma, dico, siamo nelle condizioni di affrontarla questa squadra con il massimo della concentrazione. Certo, tutte le partite, voglio dire, loro hanno sicuramente una bellissima rosa e sono pronti magari a fare il salto di categoria, andare in Serie A. Però noi è una partita come le altre, cerchiamo sempre, soprattutto nel nostro campo, di fare bene con una bella prestazione e cercare la vittoria. Francesco, noi veniamo da tre risultati utili consecutivi, il pareggio di Modena, la vittoria con Gubbio e Albino Leffe, dobbiamo dare continuità a questa classifica e a questo nostro cammino. Certo, la prima vittoria esterna a Bergamo ci ha dato tante soddisfazioni e vogliamo, come hai detto te, dare continuità perché solamente così ci può tirare su e continuare a fare un bel cammino. Comunque, non per contraddirti, su ci siamo tirati, certo, sette certo. Punti in tre partite sono... Certo. Un bottino importantissimo. Certo, ma noi vogliamo... Non dobbiamo fermarci. Esatto, no, soprattutto in casa vogliamo dare al nostro pubblico quello che aspetta, belle prestazioni e soprattutto una bella vittoria contro un avversario difficile. Per pensarla un attimo al Menichini, che oggi è assente in sala stampa, lo comunichiamo anche agli amici di Padova, guardiamo una partita, analizziamo una partita alla volta, però dare... In previsione di quelli che saranno gli altri incontri con Sampdoria e Regina, insomma, ci rendiamo conto che sono tre partite delicatissime per noi. Certo, il mese di novembre sarà duro, però il campionato è così, bisogna giocare anche le prime in classifica e anzi ci deve dare la carica perché sono partite che tutti vogliono giocare e fare bene. Fai finta di essere Menichini, dai Francesco, allora ti spiego perché. Sabato si gioca, martedì si gioca, sabato si gioca, tre partite in sette giorni. Tu la rotazione a chi la faresti fare? No. Fai finta di essere Menichini, eh? No, io le scelte non le faccio io, però sicuramente il mister... C'è bisogno di turnover. Sicuramente sceglierà di fare un turnover perché in rosa siamo tanti giocatori pronti a giocare e a mettersi in mostra. Poi in quale ruolo non lo so, deciderà lui, poi sono tre partite delicate, sicuramente troverà i giocatori più in forma del momento. Intanto sosta forzata per Djuric perché deve scontare una giornata di squalifica. Certo, ci mancherà Milan, purtroppo facciamo a meno di lui, però ci sono altri giocatori come Ciano che possono sicuramente fare bene. Beh, manda un saluto a Cutolo. Nellì ti aspetto, dai. Per questa splendida palla a Caccia che davanti a Frison insacca la 2-1.